Osgiliath giocherà un altro ruolo in questa guerra. Faramir ha condotto qui il portatore dell'anello, lasciandolo poi libero di proseguire. Ora, una guarnigione di guerrieri di Gondor veglia attenta su questa città. I guerrieri che difendono l'avamposto sperano che Faramir faccia ritorno all'alba, insieme ai raminghi dell'Ithilien. Ma gli orchetti sono sempre più numerosi e le speranze vanno svanendo. Il silenzio avvolge la riva lontana dell'Anduin, lasciando i protettori di Osgiliath soli con le loro paure. Nelle tenebre che incombono, l'alba non arriva abbastanza in fretta per questi valorosi di Gondor. Si ammassano sulla sponda orientale! Tutti pronti, uomini! Ecco che arrivano! Dobbiamo fermarli, uomini! Continuiamo a combattere! Stanno ripiegando! Restate allerta, uomini! Al riparo! Arcieri fra le rovine! Arcieri! Alric, vuoi farti colpire? Rimani al riparo! Ne arrivano altri! Non li abbiamo ancora sconfitti! Compagni guerrieri! I genieri stanno preparando macchine d'assedio, ma hanno bisogno di tempo. Dobbiamo difendere la basilica a qualsiasi costo. È chiaro? Mantenete la posizione, uomini! Coraggio! I nostri genieri sono quasi pronti. Ci serve solo un altro po' di tempo. Mantenete la posizione, uomini di Gondor! Mantenetela! Riconquistiamo il santuario! Presto, al santuario! Raduniamoci alla nostra roccaforte!
continuerò a combattere! Guerrieri, scortate questo Hobbit sulla riva orientale! È un carico prezioso! Proteggete il mezz'uomo a costo della vita! Ti combatterò! Nazgûl! Stiamo giù! Non fermiamoci! Restiamo vicini all'Hobbit! Per avere l'anello dovete uccidermi! L'anello è al sicuro con me! Non dovete perdere di vista quell'Hobbit! Proteggere le nostre terre! Siamo quasi! Presto! Abbattiamo quegli orchetti! L'Hobbit non deve morire! È un troll! Uccidiamolo! Attenzione! Troll! Uccidiamolo! Molto bene! L'Hobbit è uscito vivo da Osgiliath e può proseguire nel suo viaggio! Bravi uomini! Grazie, amici miei. Ora devo proseguire nella mia oscura missione. Faramir si batte con valore contro le forze di Mordor. Ma i suoi guerrieri non possono fermarne l'ondata di piena. Molti cadono, vinti, e in pochi sopravvivono al massacro. Gli enormi eserciti di Sauron continuano ad assalirci senza tregua. Gli ultimi difensori dell'Ovest sono rimasti l'unico ostacolo per il nemico prima che il massacro della Terra di Mezzo abbia inizio. Il nemico è numeroso come le foglie della foresta. Ogni speranza sembra perduta, perché l'oscuro Sire è pronto a sacrificare tutti i suoi soldati.